continuiamo sta saga dei Venosta. Siamo, come potete vedere, qui su un tram anche piuttosto mal disegnato, che è il Sirietto. Non entriamo nei particolari. Stiamo andando in via Emilio Visconti Venosta, che a Milano è esattamente collocata questa via di fronte alla Besana. I fratelli Besana furono dei patrioti coetanei di Visconti Venosta, e lì stiamo andando per raccontarci una storia che racconta il 48 milanese e delle attività politico-culturali di quel tempo. Bene, qui vicino vediamo, vicino a quell'albero verde, la via dedicata a Emilio Visconti Venosta. Noi nello scorso incontro ci narrammo che Visconti Venosta fu un protagonista del 48 delle 5 giornate milanesi. A 100 metri di queste 5 giornate, quest'altra via dedicata a Enrico Besano, uno dei fratelli Besana, protagonista del Risorgimento. Da questa zona dove abbiamo incontrato via Emilio Visconti Venosta, in realtà poi si dipannano una serie di strade, di vie, tutte dedicate ai giovani del Risorgimento, tra cui ad esempio i Besani, i fratelli Morosini. Volevo leggervi una piccola cosa, scritta da Giovanni. Mio fratello Emilio era studente all'università, ma non credo che le pandette lo occupassero molto. L'occupavano invece la politica, gli amici, i circoli, i ritrovi. Egli aveva fatto la conoscenza personale di Giuseppe Mazzini, il quale aveva per lui molto affetto e predilezione. Il primo sostrato, come già forse abbiamo accennato parlando del padre, il primo sostrato culturale, emotivo, glielo fornì il padre. Il padre, quando questi Venosti erano piccolini, affittò addirittura un giardino per far sì che i figli avessero il gusto della natura nei giochi d'infanzia. Portava i figli alla Scala, dove un grande attore di allora, Gustavo Modena, interpretava pièce teatrali e commedie di buon gusto. Ma soprattutto Federico, il padre, aprì ai figli l'orizzonte della curiosità intellettuale verso il mondo che da più parti in Europa, a partire dalla Rivoluzione francese, disegnava nuovi percorsi. E la curiosità intellettuale aveva due grandi riferimenti a Milano: Cesare Correnti e Carlo Cattani. Cesare Correnti era amico intimo del papà Federico, e Carlo Cattaneo addirittura commissionò un lavoro al padre Federico, che venne pubblicato, un lavoro che ineriva un'interpretazione sociale, economica della provincia di Sondrio, brano che poi fu pubblicato negli annali di statistica, che era la rivista più prestigiosa dell'intelligenza milanese di allora. C'è poi un'altra cosa importante, credo, da dire sulla vita di Emilio e di Giovanni a Milano: la frequentazione del salotto della contessa Maffei, che non era, come dire, né un drive-in e nemmeno, come dire, un luogo di gossip, ma un luogo di riflessione, di cultura. Ecco cosa dice Giovanni: da quel salotto elegante ed intelligente si irradiava una luce e direi quasi una volontà direttiva di azione patriottica che ebbe una grande influenza morale. Tra coloro che spesso frequentavano il salotto c'era Giuseppe Verdi, e fu la contessa Mattei a presentare ai fratelli Visconti Venosta Alessandro Manzoni. Don Alessandro divenne amico di Giovanni e senz'altro la buona prosa
di Giovanni Visconti Venosta, ne guadagnò.